Buongiorno ragazzi, oggi vi leggerò la fiaba di Barba Blu, è sempre di Charles Perrault. È una fiaba che parla del brutto vizio della curiosità, da cui pochi sanno correggersi. Non bisogna essere curiosi, bisogna imparare a farsi i fatti propri. La fiaba si intitola Barba Blu. C'era una volta un uomo che possedeva bellissimi palazzi in città e in campagna, vasellame cesellato d'oro e d'argento, mobili preziosi e carrozze dorate. Per sua disgrazia, la barba di quest'uomo era di un bel colore blu. Questa particolarità lo rendeva talmente brutto e ripugnante che nessuna donna o fanciulla voleva trattenersi con lui, anzi, quando lo vedevano, scappavano a tutte gambe. Vicino alla sua casa abitava una signora nobile che aveva due figlie molto belle. Egli ne chiese una in moglie e dette l'incarico alla madre di scegliere quale fra le due fosse la più adatta a lui. Ma le due fanciulle non volevano sapere di questo matrimonio, non desideravano affatto avere un marito con la barba blu. Oltre a questo grave difetto, si era risaputo che Barba Blu aveva già avuto parecchie mogli e nessuno sapeva dove erano andate a finire. Un giorno Barba Blu, per farsi conoscere meglio dalle sue ragazze, decise di portarle con la madre e parecchie loro amiche più care ed alcuni giovani del vicinato a trascorrere un po' di tempo in una delle sue ville in campagna. Vi si trattennero 8 giorni che passarono molto in fretta fra passeggiate, balli, feste, partite di caccia e di pesca. Le nottate le trascorrevano facendosi delle burle, gli uni con gli altri. Insomma, il divertimento fu tanto grande che la figlia minore cominciò a trovare che il padrone della villa non era poi tanto brutto, che la barba non era tanto blu come pareva sul primo momento e che, insomma, il partito era abbastanza brillante. Così, al loro ritorno in città, il matrimonio fu celebrato. Passò un mese e un giorno. Barba Blu avvisò la moglie che egli si doveva assentare per un viaggio di almeno 6 settimane in provincia. Aveva degli affari urgenti da sbrigare. Le disse che durante la sua assenza ella poteva divertirsi come voleva. Poteva invitare le sue più care amiche ed anche, se ciò le avesse fatto molto piacere, condurle in campagna. Si raccomandava specialmente che dovunque ella andasse non si facesse mancare non solo il necessario, ma anche il superfluo. Poi aggiunse: prendi le chiavi del guardaroba, queste sono del vasellame d'oro ed argento che usiamo nei giorni di festa. Queste sono delle casseforti dove troverai monete d'oro ed argento a volontà. Queste sono per aprire gli scrigni dove teniamo i gioielli. Ed ecco, per ultimo ti do la chiave che apre tutti gli usci di casa nostra. Quest'altra chiave piccoletta apre la porta del salottino che è in fondo al corridoio nel pianterreno. Apri tutto, va dappertutto, ma ricordati che per nessuna ragione dovrai entrare nel salottino. Se per disgrazia ti accadesse di aprirlo, la mia ira sarebbe grandissima. La sposa promise che avrebbe obbedito al marito in tutti i suoi ordini e dopo essersi abbracciati, Barba Blu partì per il lungo viaggio.
Le amiche della sposina e le vicine di casa, che già da tempo desideravano andare a visitare tutte le ricchezze del palazzo, non aspettarono neppure di essere chiamate. Appena seppero che il marito, del quale avevano una gran paura per la sua terribile barba blu, era partito, accorsero a frotte e si misero a curiosare per tutte le camere, i guardaroba e i salotti che erano uno più bello e più ricco dell'altro. Si recarono anche nelle sale da ricevere e non finivano mai di ammirare la bellezza delle tappezzerie, dei divani, dei letti, dei candelabri, dei tavolini e degli specchi nei quali ci si poteva specchiare dai piedi alla testa e le cui cornici di cristallo o d'argento erano le più belle che mai si fossero viste. Esse si rallegravano con la loro fortunata amica di tutti questi splendori e l'invidiavano per la sua felicità, ma la sposina non le stava neppure ad ascoltare. Era impaziente per la smania che aveva di andare ad aprire il salottino in fondo al corridoio del piano terreno. Era talmente tormentata dalla curiosità che a un certo punto lasciò in basso le amiche e si buttò a tutta corsa giù per la scaletta segreta e buia. Nella corsa per un pelo non cade, non si ruppe il collo. Finalmente arrivò trafelata davanti alla famosa porta del salottino. Rimase ferma alcuni istanti pensando alla solenne proibizione del marito, ai guai cui certamente sarebbe andata incontro, ma la curiosità fu tanto forte che non riuscì a vincerla. Cercò la chiavicina e in pochi secondi la porta fu aperta. Sul primo momento non vide nulla, le finestre erano chiuse e la stanzetta era buia. Ma presto gli occhi si abituarono a quella semioscurità ed essa si accorse con orrore e raccapriccio che il pavimento era coperto da uno strato di sangue raggrumato e dappertutto erano sparsi i cadaveri di diverse donne. Erano le fanciulle che il terribile Barbablù aveva preso in moglie e che aveva sgozzate una alla volta. La povera donna credette di morire per lo spavento e per poco non svenne. La chiavicina del salotto che ella teneva in mano le scivolò. Appena si fu rimessa in forze, la raccolse in tutta fretta, richiuse l'uscio e salì nella sua camera. La poveretta era molto agitata e non riusciva a calmarsi. Si accorse anche che la chiave del salottino era macchiata di sangue. Provò a pulirla diverse volte, ma il sangue non andava via. La lavò, la strofinò con la sabbia e col pomice, ma il sangue rifioriva sempre più. Se la macchia veniva via da una parte, rifioriva ancora più scarlatta dall'altra. La sera stessa Barbablù tornò a casa, disse che aveva ricevuto una lettera che l'avvisava che l'affare si era concluso molto bene per lui ed egli aveva pensato di risparmiarsi l'inutile viaggio. La moglie, tremante di spavento, si dimostrò molto contenta per il suo improvviso ritorno. All'indomani, molto presto, Barbablù le chiese le chiavi. Con mano tremante, tanto che lui si immaginò subito quanto era successo, la moglie gliele porse. «Guarda un po', disse lui facendo l'indifferente, la chiave del salottino non è nel mazzo, come mai?» «Ma credo di averla lasciata sul mio tavolino in camera», rispose la donna. «Cerca di restituirmela al più presto», insisté Barbablù. Essa cercò con qualche scusa, per 2 o 3 volte, di prendere tempo, ma venne il momento che dovette consegnarla al marito. «Come mai su questa chiave vi sono delle macchie di sangue?» chiese Barbablù con viso burbero. «Ah, non so», rispose la poveretta con un viso bianco da far pietà. «Sangue? Strano. Ti meravigli?»
disse il marito. Tu hai voluto entrare nel salottino. Mi hai disubbidito e io ti punirò. Andrai a far compagnia alle altre donne che hai visto là dentro. La disgraziata si buttò ai piedi del marito singhiozzando, si pentì della grave disobbedienza e gli chiese più volte perdono. Anche un cuore di pietra si sarebbe mosso a compassione vedendola tanto bella e tanto afflitta, ma Barbablù aveva il cuore più duro del sasso e disse: Mia cara, tu devi morire e subito. Se proprio non mi volete perdonare, concedetemi un po' di tempo. Desidero chiedere perdono a Dio dei miei peccati. Disse la poveretta alzando verso il marito gli occhi pieni di lacrime. Ti potrò concedere un quarto d'ora, ma nemmeno un secondo di più. Appena la disgraziata donna rimase sola, chiamò la sorella e le disse: Anna, sali subito sulla torre del castello e guarda se vedi arrivare i nostri fratelli che mi hanno promesso di venire oggi. Se li vedi, fa loro un cenno perché si affretti. La sorella corse subito sulla torre, mentre la poveretta di quando in quando le gridava: Anna, Annetta, vedi nessuno venire in fretta? No, sorella mia, non c'è nessuno davvero per la via, rispondeva Anna. Barbablù, nel frattempo, aveva preso un grosso coltellaccio e urlava, stando al piano terreno: Scendi immediatamente! Se non scendi tu, salgo io! Aspettate ancora un momentino, per pietà! Rispondeva la moglie con voce soffocata, rivolgendosi alla sorella, gridava: Anna, Annetta, vedi nessuno venire in fretta? E la sorella rispondeva: No, sorella mia, non c'è nessuno davvero per la via. Vieni giù, ti dico! Gridava il marito a pieni polmoni. Se non scendi, salgo io. Vengo subito, arrivo, arrivo! Rispondeva la moglie subito alla sorella: Anna, sorella mia cara, davvero nessuno si avvicina a questo terribile castello? Sulla strada vedo un gran polverone, disse la sorella. Sono i nostri fratelli? No, purtroppo, cara sorella mia, è un gregge di montoni che passa. Scendi, sì o no? Urlò inviperito Barbablù. Un momento ancora, un solo momentino, implorò la meschina. E alla sorella: Anna, ma davvero non viene nessuno? Si stanno avvicinando due cavalieri. Sto facendo dei segnali perché affrettino il passo. E subito dopo: Dio sia ringraziato, sono i nostri due fratelli. In quel momento Barbablù si mise a urlare tanto forte che tutta la casa tremò. La povera moglie scese di corsa alla scala e gli si gettò ai piedi tutta scarmigliata e con gli occhi pieni di lacrime. È inutile che tu pianga tanto, le disse il marito. Devi morire e morrai. Poi le afferrò con una mano i capelli e con l'altra, armata di coltello, stava per tagliarle la testa. La poveretta, guardandolo, lo supplicò di lasciarle ancora un minuto per l'ultima preghiera. No, no, rispose il crudele marito, ho già aspettato troppo, raccomanda al più presto la tua anima a Dio. Alzò il coltellaccio e in quel medesimo istante si sentì bussare alla porta d'ingresso. I colpi erano così forti che Barbablù si fermò. Appena il portone fu aperto, entrarono due cavalieri che, sfoderando la spada scintillante, si gettarono sul crudele marito. Egli li riconobbe subito per i suoi due cognati. Uno era dragone e l'altro moschettiere. Cercò di fuggire, ma essi lo inseguirono per tutta la scala e gli trapassarono il cuore con le loro spade. La povera sposa era quasi morta dallo spavento, non ebbe neppure la forza di abbracciare e ringraziare i valorosi fratelli. Barbablù non lasciò eredi e la moglie venne in possesso di tutte le sue ricchezze. Fece la dote alla sorella che si sposò ben presto con un gentiluomo al quale era fidanzata da tempo. Dette una somma di denaro ai suoi due fratelli perché potessero raggiungere al più presto il grado di capitano. Il resto se lo tenne per sé e in breve passò a seconde nozze
con un gentiluomo di sua conoscenza, che in poco tempo le fece dimenticare i tristi giorni trascorsi col primo marito. Ecco, questa fiaba è finita. Ed è molto importante, ed è una fiaba famosissima, ed è molto importante perché ci insegna a non essere curiosi. Non bisogna essere curiosi, bisogna guardare la propria vita, come si dice simbolicamente, bisogna guardarsi allo specchio e dire io sono perfetto? No, e non lo sono neanche gli altri perfetti. E non dobbiamo criticare gli altri, prima dobbiamo guardare noi stessi e imparare a tacere. Buon ascolto e buona giornata. Arrivederci ragazzi. Bella, eh?